Massimo Giletti, commosso a belve. Non dimenticherò mai quello che Fiorello ha fatto per me. Chi mi ha fatto fuori? Certo che lo so. Il doloroso addio alla Rai, il passaggio a Mediaset sfumato e l'ammissione dei suoi errori con le donne. Giletti si racconta senza maschere da Francesca Fagnani a belve. Lasciare la Rai è stato un dolore profondo, ma a volte non esserci un valore. Fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via. Nelle tempeste si costruiscono le persone. Alla domanda di Francesca Fagnani su cosa dovrebbe fare la Rai per convincerlo a tornare, Giletti risponde senza dubbi. Il denaro non è mai stato importante. L'importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale. Quando la conduttrice ricorda che ha parlato di un mandante politico per la sua uscita dalla Rai, lui risponde: il mandante è politico. Non ho la certezza, ma posso avere delle intuizioni. So benissimo chi è, ma non voglio dirlo. Messo alle strette dalla Fagnani, sul motivo per cui non si è sentito supportato dai suoi colleghi alla 7, sottolinea che ha avuto attestati di solidarietà da colleghi di altre reti e aggiunge: se uno non sente di fare una cosa, non la fa, però non può pensare che a distanza di tempo chi l'ha subita non la tiri fuori. Quando la Fagnani chiede se ha più amici o nemici tra i colleghi, cita a sorpresa Fiorello. Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me. In un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare. Poi si passa alla sfera privata. La Fagnani chiede di un amore nascosto da 10 anni, ma lui cerca di cambiare argomento pur confermando che nella sua vita c'è qualcuno. Il conduttore ammette che con le donne è stato molto disonesto. La difficoltà è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti.